Salve amici di football manager, qui me, come sempre c'è Mac 94, ovviamente football manager Italia. Siamo qui in football manager 2017 con il nostro amico E oggi andiamo a vedere le partite con Espagnolo e Malaga. La partita con Getafe senza manco dirvelo, l'abbiamo vinta 1-0 con Di Emiliano Vecchio, stiamo andando veramente alla grande, E sono veramente molto molto felice di ciò. Detto questo, sperando che FM non mi laghi a bestia, direi di andare a vedere la partita, prima era un frame rate di 15, quindi veramente eh, sotto lo zero. Giocavo con un po' di riserve, ma Noble ha 6. Eti, Barba, Romulo perché ritorna all'infortunio? Do Nile, Severton, Hussain, Carbia e Casadesus per gli stessi motivi di eh, Romulo, Hussain perché comunque Garcia ha giocato più di lui ultimamente, quindi credo che sia la cosa più giusta farlo giocare. Ovviamente sarà tosta. Giocare con molte, molte riserve. Ma... Le, le riserve sono molto forti Ugualmente sono fuori di ritmo Quindi è anche giusto farle un po' giocare Vediamo anche un po' come, come si comportano Cosa eh, combinano in campo Non sarà affatto facile e, Però vediamo un po' Tanto Cernobli ha subito la calciopunizione Arriva l'1-0 <ride> Vabbè ragazzi, ora vinciamo il campionato no? <ride> Non so che dirvi Bellissimo il gol Cernobli è un giocatore veramente fantastico Che consiglio a tutti voi Veramente straordinario. Assurdo. Un giocatore molto valido. Sia nella fase difensiva. Sia eh, nello spingere. Soprattutto poi. Vedete calci piazzati. è Un asso. Quindi a questo. Azzeccatissimo. Qua parametro a zero. Un ingaggio ridicolo. Il giocatore veramente fantastico. Lag incredibile. Io però intanto non voglio interrompere questa azione. Adesso lo faccio. Metto la formazione per stoppare la. La, la re registrazione perché quando premo F10 mi, mi rimanda poi nella, nella schermata iniziale. Ecco, avete visto così. Lo rifaccio perché di nuovo il framerate è bassissimo. Non so perché, ragazzi. Vedrò in questi giorni se riuscirò a risolvere. Se è un problema mio, se è un problema. Di football manager, però va veramente a cazzi suoi. Cioè, il computer sta girando bene, <ride> non sta facendo nient'altro. Solo football manager all'improvviso non mi scatta, a bestia. Ora non sta scattando, ma vi assicuro che c'è un frame rate di 20. E infatti, non so come com sta star registrando. Intanto, gol di Everton da una ventina di metri. E' assurdo ragazzi, cioè squadra incredibile. Stiamo giocando le riserve, ragazzi. Le riserve. Stiamo vincendo 2 zero. L'espagnolo ovviamente non è il Barcellona, ma non è nemmeno il Pizzichettone. Quindi sono contentissimo, contentissimo veramente. E anzi sono anche contento che le, le riserve, Ieti, Barba, non si stanno più lamentando. Beh, Ieti ha rotto le palle fino a gennaio. Eh, però Barba, zero proprio. E non, non ha detto niente. Mi stupisco da solo, sono molto contento Ho giocato veramente pochissimo Tant'è che infatti la, eh, la forma fisica era bassissima Però, insomma, continua a spingere Continua a voler giocare A voler rimanere qui Poi, raga, quando bene bene l'anno prossimo si cede Non è un giocatore indispensabile Anche se, comunque, è un'ottima riserva Considerando il nostro valore Intanto, cioè, ha ancora crossa al centro Calcio di rigore, calcio di rigore Siamo ancora su un frame rate di 20, eh però eh, sì c'è un piccolo lag, però meno male la, le immagini sono diciamo lineari, quindi per il momento non interrompo la registrazione. Se vedo che poi riprende a laggare lo faccio. Intanto calci di rigore a casa De Susse, vabbè. 3 0 in scioltezza, vabbè, ramen ragazzi siamo troppo troppo forti. <ride> Io l'ho detto, lo vinciamo sto campionato. Scherzando ovviamente, però, però niente ragazzi, veramente assurdo. Squadra fortissima. Io, sinceramente, se, se capisco come faccio e se eh, ho un po' di tempo libero fra un esame e l'altro, quasi la, la finale di Coppa del Re la vorrei fare in live. Così non, non ci sono come dire, malpensanti. Però vorrei capire bene il modo in come farlo. Intanto, palo di carbia: eh, quella è una cosa che mi farebbe piacere. Però, devo vedere, fatemi sapere anche qui sotto se è una buona idea o meno. Però devo vedere il metodo come farlo perché ho perso un po' la mano anni fa, mh, si parla di due anni fa, ho fatto sì qualche live su Twitch o su YouTube mai, però ripeto potrebbe essere una cosa carina farle live, sia perché così parliamo insieme, una finale, una partita più importante, la potremmo vedere in modo esteso se non addirittura tutti e 90 minuti e eh, sarebbe una cosa un po' folle. E, oltre a questo, poi ci sarebbe proprio la, la prova certa: Che non ci sono mai trucchi, non ce ne sono inganni. Intanto, poi quella partita tipo la perdiamo 40-0. Non fa niente. Comunque Case, giocatore che mi ricordo con grande affetto. Che fu uno dei primi acquisti mh, mi piacque veramente tanto. Se non sbaglio, al Wigan era un incontrista. Intanto, arriva il gol del 3-1 di eh, Sako. Qua, boh, diciamo di concentrarsi, perché comunque eh, c'è sempre un rischio. Quindi sappiamo benissimo l'infamità di, di Football Manager, fatto un solo cambio potremmo fare anche altri, però i, i giocatori comunque hanno voglia di giocare, non, non vedono da tanto il campo, quindi devono pure, come si suol dire, mangiare l'erba, devono veramente giocare tanto, e anche per riprendere un po' di forma fisica insomma. Veramente ci sono giocatori che non giocano pochissimo Niles ripeto si merita molto più spazio Però c'è Guzzo, c'è Usain anche che può giocare come regista avanzato eh, C'è anche Joel Smith che può giocare eh, come regista Quindi la squadra è piena di giocatori di qualità E eh, raga <ride> siamo secondi a più 4 dal Barcellona Non so che dirvi Ripeto siamo a meno 1 dal Real Madrid che però deve ancora giocare eh, sincero, ovviamente, credo che l'Europa League sia eh, oramai un, un obiettivo più che plausibile. Poi, vabbè, il resto vedremo. E ripeto, come già detto, il scorso video, i due video li sto registrando praticamente insieme. E di sera perché è l'unico momento, che ciò, e niente, non c'è nulla da dire: la squadra sta andando alla grande. Io sono contentissimo, tanta, tanta roba. Prima di andare a vedere la partita, vi faccio vedere la situazione in classifica. Allora, Atletico Madrid ha vinto ed è a più uno la Real Sociedad. Ma Real Sociedad deve ancora giocare quindi, devo dire la verità: sta facendo un campionato così è cos'ha l'Atletico. Mi aspettavo qualcosa in più, e non mi aspettavo di certo che se, se la giocava con Real Sociedad e che addirittura noi andavamo sopra. E il Barcellona. Ha superato, però ha giocato una partita in più. Quindi, noi vincendo ritorneremo secondi. Veramente cosa stranissima. E a meno due del Real che, però, appunto, deve ancora giocare. Partita non proprio facile, Malaga è sempre una, una squadra molto uh, difficile da battere Giochiamo con Costillo, Silva, Cema, Babic, Romulo, Joao, Victor, Gioao, Guzzo, Vecchio, Carbia e Casadesus Sicuramente partita più tosta rispetto alla precedente che abbiamo vinto agevolmente con uh, i panchinari Siamo i favoriti per Skybet, uh, c'è un, un bel sole che sta tramontando però insomma speriamo bene eh, sarebbero altri tre punti importanti. Oramai siamo abituati alle vittorie e vogliamo vincere sempre di più eh, contro tutto e tutti. Intanto, qua fallo killer. Se un'altra espulsione, io sono contento. Grazie mille, al nono minuto. Eh, vabbè, l'altra volta è toccata a noi, questa volta tocca agli altri. O meglio, già la scorsa volta col Barcellona, adesso di nuovo col Malaga. Per me va benissimo. Se, se al computer gio piace giocare in 10, per me tanto meglio. Intanto Emiliano Vecchio cerca il gol della vita, ma purtroppo becca solamente la traversa. Vecchio veramente ha un bel tiro da fuori, l'ha dimostrato più e più volte. E... Peccato che non, non abbia concretizzato perché sarebbe stato un gol importante. Siamo ancora sullo 0-0, nonostante comunque il Malaga stia in 10, quindi azzardo uno standard. Anche se adesso attaccano loro, c'è Sandro, c'è Pablito, c'è Baba sulla sinistra. Cerca il cross, c'è Sandro, tenta il sinistro. Costil, no, che il tiro sia andato fuori. Anche perché Costil stava cercando di prendere le farfalle, non so se l'avete visto. Comunque ancora 0-0. Io, sinceramente. Uh, dico questo perché potremmo fare di più. Siamo in 11 contro 10. In teoria siamo anche i favoriti. Quindi dovevamo già stare sull'1-0. Invece abbiamo fatto poco e niente, purtroppo. Stiamo ancora così. E eh, che palle, ancora niente. Facciamo semmai qualche change. E eh, vabbè, il mediano è che cambia tanto. In attacco, stiamo facendo poco. Purtroppo, mi sono dimenticato di dirvelo. Balog. Si è scassato eh, per 4 um, settimane. Mm, ovviamente non è una perdita <ride> fondamentale. Però ovviamente mi dispiace. Intanto c'è Joao che potrebbe regalarci una emozione. Ce la regala. E ovviamente, ragazzi, sono contentissimo della vittoria. C'è sempre il puntino interrogativo dello scorso episodio. Io purtroppo, ovviamente, registrando prima questi video, non posso leggere i commenti. però insomma, eh, già li ho letti nel. Um, i commenti nell'episodio della partita con il Real Madrid e devo dire la verità si è stati tutti molto comprensivi e gentili e quindi niente insomma <ride> che dobbiamo fare sono contento che stiamo vincendo Niles non è che possa fare tanto il centrocampista quantità ma tanto sono gli ultimi dieci minuti che saranno sicuramente importanti però eh, vediamo un po' cosa riusciamo a fare col giovinastro che sicuramente merita di giocare un po' di più mancano gli ultimi due minuti Due minuti di recupero. Attacca il Malaga con Sandro. Bravo, Babic Guzzo. Ancora Baba. Ancora Baba. Bravo, Guzzo. Mancano 20 secondi. Speriamo bene. Dai, ragazzi. La passa a Kameni. Kameni, tiene palla. La spara avanti. Ora non c'è stato lag. Devo dire la verità. Carbia. Carbia Guzzo. Vabbè, credo che sia finita. Un'altra vittoria, ragazzi. È Incredibile. Dopo, voglio fare il conto. Sinceramente. Assurdo. E seconda vittoria grazie a un calcio di punizione. Vabbè, no, quella col Malaga poi abbiamo dilagato. Però, eh, beh, c'è da lì un'altra grande e bella vittoria, ragazzi. Non è che abbiamo pure comunque di dominato. <ride> Siamo a più uno al Barcellona. Siamo a meno uno al Real Madrid. Beh, beh, tanta tanta roba, ragazzi. Veramente complimenti alla squadra. Sono molto, molto contento. Sì, un filotto incredibile di vittorie. Dopo la prossima ci sarà Real Madrid e Siviglia Mi sa che saranno belle batoste Però ci sta ragazzi Veramente sono molto molto contento Stiamo a più 10 dal, dal quarto posto Quindi un campionato assurdo Abbiamo fatto le stesse vittorie a Real Madrid mm... <ride> mi, mi compiaccio cioè, Sono felicissimo perché è Sicuramente è uno dei miei migliori anni Soprattutto considerando la rosa che abbiamo disponibile Cioè... Con Leibar siamo arrivati, se non sbaglio, secondi il primo anno in BBBA, in, in prima categoria diciamo. Però avevamo una rosa già più forte, perché c'erano un sacco di giocatori che avevamo preso in prestito, che erano già più forti. Qui comunque stiamo con Costillo che è un portirone, niente da dire. Vabbè Maric non lo conto, però la difesa, eh, Babic è in prestito, Cema proviene dalla Serie B, dal Levante, Barba dalla Serie B, Empoli, visto che l'Empoli è retrocesso. E Gaston Silva è un esubero del Torino. E poi abbiamo Romulo che era svincolato. Addirittura il Verona non gli aveva rinnovato il contratto. Eh, Noble As, che era una riserva, cioè era uno svincolato che nessuno voleva. Insomma, Joe Victor, preso a quattro spicci. no Se non sbaglio, era svincolato anche lui. Everton, lui abbiamo preso a quattro spicci. Joe Smith, vabbè, Joe Smith è una stella, anzi può di niente. Però, veramente, ci sta un sacco di giocatori che le altre squadre le hanno, eh, diciamo. Mh, Buttati via, e, e noi da noi hanno fatto le, le fortune. Poi, vabbè, ragazzi, abbiamo avuto la fortuna di, di avere un giocatore così in squadra. Eh, un giocatore veramente assurdo. 9 gol in campionato, un po' meno rispetto all'anno scorso. Ma ci sta 8 gol in Coppa del Re, 6 gol in amichevole. Veramente assurdo. 17 gol in gare ufficiali. Ma, ma che gli si può dire niente? <ride> È capocannoniere. Miglior media voto e mm, più volte uomo, in, um, uomo partita. E anche gli assist ne ha fatti un casino vabbè, Ne ha fatti 6 e 4-10 2 e meno di Usain, tanta tanta roba Beh ragazzi detto questo Io spero che questo video vi sia piaciuto Credo che la prossima andremo a vedere Real Madrid-Siviglia Vi salto il Granada perché tanto È un'altra partita così e cosà E niente come sempre lasciate un bel like Commentate, condividete Mettete mi piace like alla pagina Facebook E come sempre un saluto da 94 anche da Football Manager Italia Ciao ragazzi e sempre grazie per tutto Ciao ciao